Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo a Santa Cristina in Val Gardena. Il punto di partenza per l'escursione di oggi è dal parcheggio Cristauta. Vi invito ad iscrivervi al canale se siete interessati ad escursioni in montagna e consigli di viaggio in Italia e all'estero. Trovate subito le indicazioni che vi indicano se ceda. Questo è il sentiero degli scoiattoli. Il sentiero tracciato è il numero 4. Il Monte Seceda fa parte del gruppo delle Odle e si trova tra Ortisei e Santa Cristina di Val Gardena. Ci sono due modi per raggiungerlo. Uno è con la cabinovia che parte dal centro di Ortisei che costa 35 euro. L'altro è a piedi con questo percorso. Il primo tratto è un facile sentiero in mezzo al bosco. Molto bello il percorso e ci sono spesso panchine se uno vuole fare una sosta. Il sentiero degli scoiattoli si sviluppa quindi con una tranquilla passeggiata di circa un'ora. La cabinovia che vedete è il Col Rasier. Alcuni la utilizzano per accorciare il percorso. Subito dopo la fine del sentiero degli scoiattoli trovate le indicazioni che vi dicono di andare a destra e non potete sbagliare. Proseguite seguendo le indicazioni e tenendovi la baita sulla sinistra. Il sentiero ora diventa l'1A. Ci sono anche le caprette libere che pascolano. Qui adesso iniziano una bella serie di baite e malghe. L'obiettivo dell'escursione di oggi è di raggiungere il punto panoramico là in cima. Per la prima oretta il percorso è abbastanza pianeggiante e molto facile perché il dislivello è ben spalmato. Ora inizia la parte con un po' più di salita. Tra l'altro qui si trova una delle piste da sci più bella secondo me a livello di panorama delle Dolomiti. Si parte da lassù salendo con la funivia Seceda da Ortisei. È una pista rossa molto lunga che parte appunto dalla Seceda a 2400 metri e scende fino a Selva di Val Gardena, dove poi vi potete connettere alla pista Saslong, quindi al giro dei quattro passi. Proseguite poi per Baita Sofì perché è quella più in alto e più vicina al punto panoramico. I sentieri poi si dividono e ce ne sono vari, tanto poi una volta arrivati in cima c'è una strada che collega tutti i vari punti. Quindi più o meno uno vale l'altro. Io sono andato a sinistra così poi mi farò tutto il pezzo panoramico a piedi in cima. Devo ammettere che nell'ultimo tratto, se fatto a buon ritmo, la salita si fa sentire. Come vi ho anticipato prima, tengo sempre la sinistra passando per Baita Sofì, per poi fare tutto questo tratto panoramico esposto e arrivare fino al punto panoramico finale. Questa è Baita Sofì, una delle consigliate per il pranzo. Pensavo che le mucche di razza scozzese si trovassero solo dal rifugio Frederick August. Questo è il punto in cui arrivate se decidete di salire con la funivia da Ortisei. Per salire fin qui ci ho messo 2 ore. Vi consiglio di salire qua a piedi innanzitutto per risparmiare 35 euro e poi perché il percorso è veramente bello con dei bei panorami e ne vale la pena. Subito dopo il crocifisso trovate il primo punto panoramico. Bellissimo qui. La particolare forma attira fotografi da tutto il mondo, interessati a catturare il bellissimo profilo soprattutto all'alba. Ora proseguirò dritto perché ci dovrebbero essere altri punti panoramici. Guarda questa cosa che non so come si chiama, indica tutte le cime delle montagne e le distanze delle città di tutto.
anche se non siete mai stati in montagna, potete venire qua e fare questo percorso. Basterà scendere leggermente per pranzare in qualche parte, ce ne sono molte qui in zona. La prima baita che trovate è baita Troyer e ci sono anche gli alpaca. Avevo visto che in alcune zone delle Dolomiti li avevano, ma non pensavo anche qui. Bella l'idea di poter mangiare così su queste slitte a vista sulla valle. Dei bei canederli in brodo caldo, visto che adesso sta iniziando a fare un po' freschino. Molto buoni questi canederli, perché di solito in brodo si slavano un po', ma invece questi sono belli saporiti. Questo è il Kaiserschmarren, una frittata dolce a metà tra un secondo e un dessert. Molto buono, pensavo più pesante. Come gusto ricorda un po' una crepe, dentro ha l'uvetta e ve la danno con la marmellata. Top comunque la marmellata di melograno. Baita Troyer super consigliata per il pranzo. Di sentieri e strade per tornare al parcheggio ce ne sono molteplici, tanto le vedete a occhio e portano tutte allo stesso punto. Sto cercando di scendere alla velocità della luce perché avevano messo pioggia dalle 3, adesso è l'1 e si sta già nuvolando. Come vi dicevo in precedenza, i sentieri sono molteplici e tutti portano a Santa Cristina di Val Gardena. Alla fine, senza neanche farlo apposta, sono ritornato sul sentiero dell'andata. Comunque fine settembre, in cima c'è freddo, per cui vestitevi, mentre appena scendete inizia a fare caldo. L'escursione terminerà poi con una piacevole passeggiata in discesa nel bosco. Dalla baita al punto di partenza in cui ho parcheggiato l'auto, per scendere ci ho impiegato 1 ora e un quarto. Spero questo video vi sia stato utile, lasciate mi piace, se avete delle domande fate nei commenti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!